Questo riferimento al potere della tecnologia l'ha fatto anche riferendosi a un romanzo di Gibson, Sì, Mona Lisa. sì. E qui, come dire, a me questo romanzo, Gibson, come lei sa, è un autore di fantascienza, c'è questa celebre trilogia, Neuromante è il suo romanzo più famoso. A me, diciamo, io ho citato in questo caso Mona Lisa, Mona Lisa, perché? Perché 6-7 mesi fa sono stato chiamato a far parte della fondazione Mona Lisa. Perché, diciamo, tra le varie mitologie che esistono, c'è la mitologia che ritiene che la Monna Lisa sia nata al Lago Negro, al confine tra la Lucania e la Calabria. E lì è stato, cioè adesso questa fondazione ha, come dire, stabilito che c'è una sorta di museo, che è un museo di opere d'arte, della bellezza. Cioè, Monna Lisa diventa la grande testimone di questa grande tradizione, che è poi la nostra tradizione di europei, tradizione della bellezza, che in fondo, come dire, il mondo contemporaneo sta estenuando, sta compendo, sta riducendo, e che resiste, è lei come dire, il leader dei rivoltosi, cioè questa super tecnologia ormai imperante. Lei, come dire, che è una bellissima signora, cerca con questo suo ideale di bellezza, cerca di resistere, perché non vuole che questa super tecnologia alla fine depauperi fino ad annullare, a marginalizzare, a violentare, a annullare, umiliare completamente questo ideale di bellezza che lei rappresenta. È un po' il nostro, come dire, è un po', come dire, da Ortega e Gasset a Huizenga. Come dire, è il grande problema che noi viviamo nelle nostre società di massa, no? Cioè questo grande ideale è L'omogeneizzazione. l'omogeneizzazione, e quindi il fatto che a un certo punto, come dire, questo grande ideale di bellezza, che è anche un ideale che ci consente, come per non fine a se stesso, ma che ci consente di guardare dentro la realtà meglio di quanto non possiamo fare senza questo strumento, si va illanguidendo. E se va praticamente scomparendo, che cosa sarebbe? Che possibilità avrebbe l'uomo di entrare dentro la realtà se non ci fosse più l'arte? Se, diciamo, questo ideale di bellezza venisse meno per sempre, io credo che l'uomo perderebbe molte delle sue chance per migliorarsi, perché non saprebbe cogliere gli aspetti essenziali della realtà senza l'arte. Quindi Mona Lisa testimonia questo ideale che è chiaramente l'ideale di noi europei, che, come dire, per il quale noi europei avremo sempre da dire al mondo qualcosa. Purtroppo le classi dirigenti politiche ed economiche dell'Europa si stanno muovendo invece in direzione esattamente inversa, perché invece di finanziare, come dire, di proteggere questo, lo stanno sempre più ridimensionando, e non sanno di ridimensionare e di distruggere progressivamente quello che è il nostro punto di forza. Quello che, diciamo, nel 3000 sarà il faro, capito? La luce estrema, il grande faro, il grande punto di orientamento. Distruggere questo, io lo definisco il suicidio dell'Europa. Ecco, le Certo. classi dirigenti, diciamo, europee si stanno muovendo nella linea proprio di un suicidio, ecco, di distruggere quello che è l'unico punto di riferimento che noi abbiamo nel terzo millennio. E noi lo stiamo progressivamente riducendo e progressivamente distruggendo. Del resto, Leonardo, la Gioconda, Mona Lisa, è uno dei punti di riferimento, dei simboli del Rinascimento. Simboli del Rinascimento, E anche della prospettiva. della La prospettiva. prospettiva è sicuramente una Certo. delle grandi invenzioni creative dell'uomo rinascimento, dell'uomo europeo, Dell'uomo direi. europeo, è quando si è creata l'Europa. Certo. E in che modo riconduciamo rinascimento, prospettiva, quindi il punto di vista nell'infinito, lo riconduciamo alla nostra identità digitale? Questo io direi, guardi, diceva una cosa molto, molto interessante, la prospettiva. Ecco, anche l'identità digitale deve, come dire, commisurarsi
perché è un modo di vedere se stessi proiettato nell'infinito. Proiettato nell'infinito, e quindi anche l'identità digitale è l'ultima, come dire, l'ultimo straordinario effetto di questa geniale intuizione che ci viene dalla prospettiva rinascimentale. Non è che l'ultima estrema progenie di questo processo, quindi siamo sempre all'interno dello stesso processo. Insomma, non vedo nessun, come dire, non dobbiamo assolutamente farci fuorviare dall'apparenza, perché molte volte non ci facciamo fuorviare dalla superficie. Pensa a un'Africa, l'identità digitale, ecco, una cosa, certo, una cosa che si è affermata oggi, perché oggi abbiamo altri mezzi, abbiamo altri strumenti, però l'unità di misura di tutto questo nasce molto prima. Ecco, questa non è che, come dire, l'ultimo effetto di un processo che, quindi da questo punto di vista siamo perfettamente opposto. Questo processo, il cui effetto estremo non indebolisce in alcun modo questo ideale di bellezza, anzi, mi permetta di dirlo, lo rafforza. Ecco, noi ci siamo muniti di, come dire, un altro strumento che può permetterci di recitare ancora meglio oggi, proprio in un mondo, come dice Obama, totalmente globalizzato, in cui ogni atto che viene compiuto sulla Terra non può non avere delle responsabilità su tutto il resto del mondo. Proprio oggi, allora, diciamo, l'identità digitale si presta benissimo a questo. Proprio con questo noi possiamo difendere meglio questo ideale, che è il nostro ideale, e, come dire, farlo conoscere e influenzare tutto il resto del mondo. Ecco, se sotto il profilo economico non riusciremo più ad essere, come dire, in testa, i primi del mondo, all'avanguardia, ma certamente saremo sempre all'avanguardia rispetto a questo. E questa avanguardia, quindi, non è di minore importanza della prima, delle nazioni emergenti, che ovviamente sul piano economico la Cina e l'India riceveranno un ruolo sempre maggiore, sempre più rilevante, saranno sicuramente più protagoniste dell'Europa sotto il profilo economico. Ma noi, diciamo, abbiamo una carta, questa estrema chance che dobbiamo saper giocare fino in fondo, e a questo fine l'identità digitale è certamente un punto di vantaggio.